Pace e bene a tutti, bentrovati. Oggi 18 febbraio ricordiamo il Beato Angelico, patrono universale degli artisti. Ascoltiamo. Guido di Pietro nacque a Vicchio, nel Mugello, intorno al 1400. Insieme al fratello Benedetto entrò nel convento domenicano di Fiesole, divenendo fra Giovanni. Giovanissimo lavorò come apprendista pittore nella Firenze di Lorenzo Monaco e di Gherardo Starnina. La preghiera e lo studio affinarono la sua mano artistica. Dipinse immagini cariche di umanità e misticismo, e durante il suo lavoro il cuore era sempre rivolto al cielo. Si dice che non iniziava mai un lavoro senza aver prima pregato e che dipingeva in ginocchio. La pittura per lui era una preghiera e le figure nate dal suo pennello rivelano ancora un perfetto connubio tra umanesimo e fede. Predicava attraverso l'arte. Una preziosa testimonianza della purezza del suo lavoro sono gli affreschi del convento di San Marco a Firenze, che parlano della passione e morte di Cristo. Quando lui dipingeva il Cristo in croce, si commuoveva sempre. Ebbe commissioni anche in Toscana. Divenne famoso per i suoi dipinti, tanto che venne chiamato anche in Vaticano. Si narra infatti che Papa Niccolò V non riuscì a trattenere le lacrime di fronte ai suoi affreschi commissionati per la cappella privata del Palazzo Apostolico. Il Vasari del Beato Angelico dice: «Se avesse voluto avrebbe potuto vivere in modo molto agiato e diventare ricco grazie alla sua arte, ma la sua umiltà e il suo spirito di servizio lo portarono anche a rifiutare la nomina a vescovo di Firenze. Morì il 18 febbraio del 1455 nel convento di Santa Maria sopra Minerva, a Roma, dove sono conservate le sue reliquie, visitate annualmente da molti pellegrini. Si narra ancora che nel momento in cui esalò l'ultimo respiro, dagli occhi di tutti gli angeli dipinti da lui cadde una lacrima. Il 2 ottobre del 1982, con motu proprio, cioè per propria iniziativa, San Giovanni Paolo II lo dichiarò beato e 2 anni dopo patrono universale degli artisti. Il Beato Angelico, patrono universale degli artisti, ci riporta, diciamo, alla nostra attenzione l'arte, gli artisti in particolare, gli strumenti tramite i quali la bellezza entra a far parte del nostro quotidiano, dei nostri sensi. Quella degli artisti è una missione importantissima, una missione rispettabile, e da parte nostra oggi c'è l'invito di complimentarsi con gli artisti, fare spazio agli artisti, cercare di rendere la loro vita un po' più semplice. E noi sappiamo che tutti i più grandi artisti non sono mai stati riconosciuti in vita, anzi forse non hanno mai avuto soddisfazione per le loro opere, in particolare pensiamo ai grandi pittori. Forse un po' fa parte della storia dell'artista questo, ma noi dobbiamo essere un po' profeti, cercando di trovare, di capire chi sono veramente gli artisti. È un invito anche molto grande oggi a frequentare l'arte, frequentare i musei, frequentare i teatri, scegliere le giuste trasmissioni televisive dove l'arte si esprime, ricercare l'arte di qualità, perché dove l'arte ha la sua qualità, raggiunge livelli di bellezza molto alti, meritevoli del nome arte, ecco lì c'è anche Dio, e inserendo l'arte nella nostra vita piano piano sicuramente inseriremo anche Dio. Allora affidiamo tutti gli artisti al loro santo protettore, sperando che la loro vita possa essere sempre l'espressione della bellezza più grande a servizio del Regno dei Cieli. Beato Angelico, prega per noi.